Dottoressa Guida, oggi un importante corso di aggiornamento sul Covid-19. La sua esperienza sul campo? La mia esperienza è stata un'esperienza a tutto campo nella sanità territoriale in ambito Covid. E proprio in questo periodo, nel Covid, la sanità territoriale ha dimostrato tutta la sua importanza, ma anche tutta la sua potenziale fragilità. Abbiamo visto sorgere i team Covid all'inizio con grande empirismo, devo dire la verità, ma anche con grande coordinamento tra tutti coloro che in qualche modo potevano avere attività e specificità, esperienza su altri campi da mettere insieme e quindi costituire quei primi team Covid sovradistrettuali che abbiamo collocato qui a Caserta, poi ad Aversa e poi su altri territori. E poi dai team Covid che provvedevano solo a fare tamponi, abbiamo dovuto dare sostegno alle attività territoriali del tracciamento, della ricerca dei contatti, della osservazione poi domiciliare, quando a ottobre, novembre in Campania e a Caserta il Covid si è fatto sentire pesantemente. Quindi abbiamo continuamente mutuato la nostra organizzazione, diventando poi da team Covid sovradistrettuali dei team SPOC distrettuali. Quindi ogni distretto ha avuto il suo team COVID, il suo team SPOC con i medici USCA, con gli infermieri di territorio che abbiamo sperimentato per la prima volta in equipe e con i quali abbiamo seguito a domicilio tutti i pazienti che hanno necessitato del nostro intervento. I pazienti sono stati rintracciati telefonicamente, per quelli che necessitavano di una visita domiciliare o di trattamenti infermieristici abbiamo provveduto con il nostro team SPOC. E poi sono arrivati i vaccini. E quasi un anno fa eravamo pronti con i nostri hub vaccinali ad accogliere le prime vaccinazioni. Ricordo l'arrivo del primo scatolo Pfizer, fu quasi una cerimonia l'arrivo di questo vaccino. A suo tempo viaggiava scortato dalle auto di polizia perché si temevano anche, diciamo, dei furti o comunque delle azioni malavitose e quindi siamo partiti con queste vaccinazioni un po' agitati, un po' preoccupati, ma poi è andato tutto per il verso giusto. L'organizzazione dell'ASL Caserta è stata concentrata ma capillare. Sembra un controsenso, ma in effetti è andata così perché abbiamo raggiunto poi piano piano tutte le popolazioni, anche utilizzando il sistema dei track e quindi raggiungendo i comuni più distanti, le zone più interne, le aree più disagiate, dando quindi a tutti la possibilità di accedere a questa prestazione, ristabilendo un poco degli equilibri di equità di accesso, di opportunità per tutti i cittadini. E oggi siamo alla terza dose, alla somministrazione della terza dose e all'avvio del vaccino in età pediatrica. Siamo pronti per partire giovedì e stiamo allestendo sia nei centri vaccinali distrettuali che in due grossi hub, l'attività per poter soddisfare anche questa nuova domanda. Siamo pronti al cambiamento e quello che possiamo dire come sintesi, il Covid ci ha insegnato che il distretto deve essere organizzato ma flessibile, ognuno deve rispondere a delle domande di salute mutabili e che de devono essere, a cui bisogna dare risposte in tempi rapidi con sinergie istituzionali, organizzative e professionali. Thank you.